Lei è il primo ad essere stato vaccinato qui all'ospedale di Sondrio. Com'è andata la vaccinazione? Sì, signora, già fatta, tutto a posto, nessuna reazione. Tranquilli, fatela tranquillamente, ne abbiamo bisogno che la facciate tutti. È giusto dare un messaggio che sia quello che vaccinarsi è un dovere, soprattutto per noi, perché tutelando noi stessi tuteliamo anche chi curiamo, coloro di cui ci prendiamo cura. Mi sento di dire che le vaccinazioni hanno cambiato la storia dell'umanità, hanno fatto scomparire malattie mortali come il tetano, la difterite, il vaiolo, la polio, e ancora questa vaccinazione farà scomparire il Covid, per cui credo che sia giusto, anche per rispetto degli altri, vaccinarsi. Credo che soprattutto pensando a come sono indifese le persone più anziane, sia fondamentale, come dicevo prima, che la gente si metta la mano sul cuore e si vada a vaccinare. Il peggio è passato? Non ancora, bisogna che ci sia una grande diffusione di questa vaccinazione e comunque ci aspettiamo dalla scienza ancora nuove cose, non solo vaccini ma anche farmaci, perché per un po' il virus ci farà compagnia. Ma se guardiamo con l'occhio giusto quello che è successo al vaccino, vediamo che la scienza sa fare veramente delle cose straordinarie. Forse si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Sono stati mesi veramente impegnativi e i nostri operatori, tutti i volontari dipendenti, sono sempre stati in prima linea, non si sono tirati indietro, hanno dato il massimo. Abbiamo cominciato con un uomo e una donna per rappresentare le due categorie, un uomo di Morbegno e una donna di Sondrio, della Croce Rossa Sondrio, e poi da lì naturalmente proseguiremo con le vaccinazioni. Stiamo raccogliendo tutti i nominativi dei soccorritori, dei nostri medici, infermieri, dei piloti di soccorso, dei tecnici di soccorso alpino da sottoporre a vaccinazione appena disponibili. Questa visione ottimistica che non vada a compromettere il rispetto di tutte quelle norme di cautela, per dire la distanza sociale e interpersonale, mascherine e lavaggio delle mani, che sono e rimangono dei presidi importantissimi.